Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati. Allora, la decorazione di oggi è un po' speciale e diversa dal solito. Io ho già applicato la solita base trasparente e vado ad applicare il numero 297 di Kiko su tutta l'unghia. Allora. Allora, per questa decorazione è fondamentale che lo smalto di base sia completamente asciutto, quindi vi consiglio di aspettare anche una mezz'ora abbondante prima di passare alla decorazione. Allora, mentre aspettiamo che lo smalto verde asciughi del tutto, vi faccio vedere con cosa andremo a realizzare questo stencil. Io ho utilizzato questa retina per ferro da stiro. Io non so nemmeno a cosa serve in maniera specifica, però ero in un negozietto di quelli lì che vendono tutte le cosine a 50 centesimi, e appena l'ho vista ho subito pensato che avrei potuto utilizzarla per una nail art. Allora, la retina in questione è questa qui, è anche abbastanza grande. E da questa retina ho tagliato una striscetta di queste dimensioni che andrò ad utilizzare per decorare l'unghia. Vedete, ne serve davvero poco, quindi la rete intera da 50 centesimi vi basterebbe davvero, credo, per tutta la vita. Allora, procediamo allo stencil vero e proprio. Allora, io la decorazione voglio che sia in obliquo, quindi cosa faccio? Vado ad applicare attorno l'unghia in questo modo la mia strisciolina, eccola qui, facendo in modo che sia abbastanza aderente a tutto il resto. Allora, naturalmente una decorazione di questo tipo è molto più semplice, realizzarla sulle mani degli altri, però diciamo che è fattibile anche realizzarla su se stessi, eccola qui in questo modo. Poi cosa vi serve? Vi serve un qualsiasi contenitore di plastica dura, e una spugnettina, anche quelle da fondotinta va più che bene. Allora cosa faccio? Metto qualche goccina di smalto qui nel contenitore e poi vado a picchiettarlo con la mia spugnetta e vado proprio a picchiettarlo anche sull'unghia. Allora, fate bene attenzione a non muovere la retina e magari insistete con il colore più verso la parte alta, così vi verrà più sfumato. Ecco, adesso andiamo a sollevare la strisciolina ed ecco qui che avrete il vostro stencil. Allora, tenete a portata di mano anche un pennellino a punta sottile, che nel caso in cui ci sono delle zone troppo colorate e non si vedono i quadratini, andate a ripulirle in maniera molto molto leggera. Eccola qui. Nel frattempo vado a realizzarlo anche sull'altra unghia. Ok, ora abbiamo il nostro stencil su tutte le dita e come top coat finale applico lo smalto indurente di Bottega Verde. Ok, allora la decorazione finisce qui. Io credo sia molto semplice da realizzare, ma il risultato è senza dubbio d'effetto. Vi consiglio di utilizzare sempre degli smalti dei colori che siano ben in contrasto tra di loro. E poi non so, se non avete questa particolare velina, provate anche con del tulle o dei merletti. Ecco, diciamo che il risultato dovrebbe essere sempre più o meno simile. Spero vi sia piaciuta, un bacio, ciao!